Guarda. Rispondi tu e dimmi che hai detto stasera. Buongiorno a tutti, se mi dite se l'audio va bene e quant'altro, che poi cominciamo tra 2 o 3 minuti, tempo che si colleghino le altre persone. Allora. Ok, tutto ok, perfetto. Allora, intanto messo la griglia dei prezzi giusto per vedere un attimo il mercato come si sta muovendo. Ad esempio, vi faccio vedere se possono, non so, i friends, poi. Vabbè, abbiamo sempre Saipem che sta perdendo parecchio. Vedete che le banche sono sempre abbastanza in sciopero, perché col mercato che si è girato negativo sono ancora positive. Saipem meno 3,5 e poi i France, ad esempio, c'è Frasa F su diretta, questo è il codice del titolo trattato sul nostro mercato. Per chi avesse diretta, se non un altro codice AIRF, sarebbe questo, è quello trattato, e probabilmente questo è più, diciamo, qui c'è un market maker che fa 6.000 pezzi. Questo è il market maker e questo market maker si sposta in base a come si sposta sul mercato, diciamo, ufficiale. Io non riesco a vedere il diritto, comunque mi diceva Biagio che è 1,54, il rapporto tre azioni ogni una 1,17, quindi se noi dividiamo il diritto per 3 viene 51 centesimi, quindi col diritto e l'azione vale 1,78, quindi c'è un bel arbitraggio. Io ho fatto un'operazione su questo codice che vedete, mi sono comprato a 2,05 poi a 2,04 10.000 pezzi di questo certificato che è un turbo short di Unicredito. Non guardate il CEDLAB che è sbagliato, perché dice che è entrato lo stop loss, ma in realtà è perché chiaramente lo stop loss è abbassato a 2,88. Se tu mi prendi come valore di riferimento i 3,5 che è la chiusura di ieri di iFrance, sembra che sia saltato lo stop loss. In realtà vedete che quota regolare. Non è neanche male, perché nonostante sia stato colpito, vedete, sono entrati 35.000 pezzi che fondamentalmente poi sono i miei abbonati sul servizio degli aumenti di capitale. Perché ne ho fatti comprare 1.000, io ne ho comprati 10.000, quindi sono 25.000 pezzi oltre i miei che sono entrati, ed è molto reattivo, quindi può essere uno strumento interessante per via che il prezzo titoli, ci ho provato a cercarlo, ma anche se diretta alla maschera che dà la possibilità di avere il prezzo titoli, non mi ha dato il prestito, quindi se io clicco scheda titolo, vedete se è il prestito, però non me le ha fatte fare. Quindi io avevo shortate, purtroppo le avevo shortate anche bene, ma le ho chiuse malissimo, perché quando ho visto che non mi dava il prezzo titolo, ho detto beh, le chiudo, e ho fatto male perché le avevo shortate addirittura stamattina, si shortava 1,94, 1,95, pensate, faceva più 10. Ed era quindi, secondo me, un'ottima occasione, visto lo sconto che c'è col diritto. Comunque, questa aperta parentesi, c'era un grande sell-off un po' sul settore, perché avete visto, TUI ha fatto l'aumento, si è perso da 2,66 a 2,10, quindi ho avuto molte domande, ho avuto do molte domande in merito ai titoli. Dei viaggi, perché anch'io devo dire che sono rimasto sorpreso, non so, discesa costante a botte del meno 5, meno 6 di Carnival, e
quindi questo io vorrei comprare qualche, se qua, a questo punto mi viene quasi da dire che mi conviene comprare le carni ma che non un certificato, oppure un certificato con stripe però attuali, che magari riesce a rendere anche tanto. Però anche i certificati emessi 2 o 3 mesi fa hanno già magari le barriere vicine, titoli che hanno fatto anche degli ottimi bilanci come Airbnb, che è scesa da 100, sul bilancio è andata a 180, mi sembra 170 e adesso vale 106. Quindi sono delle discese che effettivamente con i certificati rischi di penare assai. Adesso guardiamo un po' se ci siamo collegati, quindi ci siamo collegati. Allora, qualcuno mi chiede ad esempio di TUI, TUI l'aumento già fatto, però continua a scendere un po' anche perché subisce l'effetto degli altri operatori che continuano. Sicuramente la notizia di Air France non è molto positiva perché sapevamo che era l'anello debole della catena, cioè la compagnia aerea più debole di tutte, perché comunque è rimasta parte negativo. Che è molto importante, vuol dire che anche se ha fatto un aumento l'anno scorso, se tu rimani a patrimonio negativo, i casi sono due: o produci da subito degli utili che il patrimonio netto non può essere positivo, o se no farai un altro aumento. Quindi non cadiamo dalle nuvole, abbiamo cercato su Air France e ti salta fuori l'aumento di capitale. Era assolutamente prevedibile, magari era prevedibile che fare questi aumenti da 600 milioni, cioè facendo degli aumenti troppo piccoli per risanare. Stavolta si vede che ha cambiato idea, in una botta fa un aumento che è un po' mostruoso. Non è come quello di Saipem, perché Saipem chiede 2 miliardi e capitalizza 1, mentre invece Air France capitalizza 2 e ne chiede 2. Quindi diciamo è meno dilutivo e nonostante questo ieri ha fatto meno 20. Questo è significativo di quello che potrebbe succedere poi non so, a Saipem se l'aumento di capitale dovesse sorprendere e magari l'aumento di capitale, tutti adesso dicono ma l'aumento di capitale sarà 1 euro, sarà 2 euro e metti caso che l'aumento lo faccia 50 centesimi. Il giorno dopo la notizia, Saipem non mi stupirei che perdesse il 20-30%. Quindi bisogna purtroppo stare molto attenti. Ieri, l'altro ieri sorridevo a un'email che mi è arrivata che promuoveva un certificato su Saipem. Ma non c'è One Star che tenga. D'accordo che tanto perdi le cedole. In seconda battuta, che senso ha investire un certificato One Star con Saipem dentro solo sperando che nella salita degli altri titoli vai a comprare un certificato che non abbia Saipem dentro? Oppure al limite potresti andarlo a comprare finito di capitale a prezzi scontati, magari comunque ci sia le cedole pagate e soprattutto un titolo che magari è già salito dalla strike e quindi ti dà fiducia sul fatto che se anche non recupera lo strike a scadenza il tuo capitale può essere salvo grazie agli altri titoli. Comunque adesso possiamo cominciare. Quindi il mercato abbiamo visto che più o meno è guardiamo le slide. Cioè, mi devo scusare perché sennò ieri praticamente ero a Praga, a Copenaghen, e ieri ho fatto un corso molto carino sugli ADC a Torino e quindi ho fatto in 448 stamattina le slide. Quindi ho messo, diciamo che ho visto un prodotto stamattina interessante. Sul mercato, io sapete che ho il software che guarda gli scambi, devo dire che gli scambi mai sono ridotti veramente al lumicino, quindi c'è veramente poco di interessante anche tra le nuove emissioni. Ricordo a chi magari è la prima volta che partecipa a questi webinar, o comunque avete tutto il videocorso visibile gratuitamente, basta essere, penso, registrati al sito.
che l'abbiamo rifatto, quindi abbastanza aggiornato anche come grafica, più accattivante. In più abbiamo, sapete che continuiamo a lavorare alacremente, adesso dovremo aggiornare ancora diverse trimestrali di quelle uscite adesso, però voi trovate le analisi sui singoli titoli sul nostro sito e attenzione perché oggi il mercato più che mai premia i valori fondamentali dei titoli, quindi non c'è poi da stupirsi se Snap, che è un catorzo di società che fa solo perdite, dopo la trimestrale perde il 30, secondo me avrebbe perso comunque, perché comunque il mercato oggi pretende molto per poter premiare un titolo e poi spesso premia il titolo, poi scende lo stesso. Non so, Tesla è stata premiata quando è uscita la trimestrale e poi si è quasi dimezzata. Quindi diciamo che il mercato dovremmo dire che il mercato è entrato è un mercato orso adesso, soprattutto il mercato americano. Il nostro mercato in certi settori ha dato dei buoni segnali, ad esempio le banche italiane non si stanno comportando male, l'abbiamo visto anche oggi col mercato che adesso è ritracciato, il credito stamattina è arrivato anche a più 2, mi sembra, forse anche di più. E UniCredit ha fatto un rialzo molto importante, considerate che ha recuperato anche tutto il dividendo, e quindi non possiamo dire che certi certificati sono andati male, però se poi vado ad analizzare le performance del mio servizio, quello che mi ha dato i certificati su BPER, Intesa e quant'altro, mi sono stati mangiati da quegli ingressi che io pensavo che ormai i prezzi fossero interessanti da saldo, quindi io ho 3 certificati di sofferenza, uno sui viaggi, uno su Netflix e uno sulle carte di credito. Nessuno è sotto barriera e nonostante le discese enormi di molti titoli, proprio perché gli strike sembravano bassi, però su certi titoli bisogna fare molta attenzione perché il basso non ha limite. Io, per esempio, ho fatto l'analisi su Beyond si è mangiata 100 milioni di patrimonio netto in un trimestre, fatturando 100 milioni. Cioè, una società che fattura 100 milioni e perde 100 milioni, insomma, sembra quasi che più fattura più perde. Non so, cioè uno può dire è basso, il basso è relativo perché il basso anche Monte Paschi a 10 euro era bassa, 1 euro era bassa e ormai siamo a dei livelli stracciatissimi. E la stessa cosa possiamo dire di Saipem, i 50 euro di una volta sarebbero 500 euro, cioè no, sì, adesso dovrebbe tornare a 500 euro per tornare ai 50 euro che certa gente ha visto anni fa, prima dell'aumento del 2016. Perché poi bisogna sempre considerare che sono molto bravi a fare gli accorpamenti delle azioni e farti sembrare che il titolo vale 5 euro. Peccato che ci sono state date 21 azioni nuove di 100 vecchie e nel 2016 sono state date 10 azioni in una vecchia, cioè scusate, un'azione ogni 10 vecchie. Quindi di fatto siamo quasi a un'azione ogni 50. Quindi chi ha comprato Saipem a 50 euro prima del 2016, oggi lui avrebbe investito per ogni azione di oggi 50 volte per 50, quindi avrebbe investito 2.500 euro e si trova a 5 euro. Quindi parliamo di un niente, uno 0,2%, quindi ha perso il 99,4%. Quindi Saipem non è che ha fatto molto peggio di Monte Paschi, cioè molto meglio di Monte Paschi. Quindi vediamo un po' i mercati, giusto per avere un'idea. Chiaramente l'analisi dobbiamo ringraziare Biagio Spinelli che è sempre disponibile a tirare delle righe in maniera razionale per darci un'idea di quali possono essere i livelli che possono funzionare da supporto, da resistenza del mercato. Quindi questo ormai, diciamo, sì, possiamo avere una trend line di lungo periodo che può essere uno degli ultimi supporti, che mettiamo che tra qualche mese si possa anche incrociare con questa linea orizzontale, qualche mese magari essere positivo, perché potrebbe anche fare un sell-off che te la fai in pochi giorni. Comunque è chiaramente un mercato sicuramente molto più orso del nostro,
Il Nasdaq è fin peggio perché comunque la discesa è cominciata molto prima, perché a gennaio ha fatto la sua bella discesa, quella che noi siamo riusciti a risparmiarci, perché l'unico titolo che in quel caso che avevo in sofferenza era Roblox, e per fortuna l'ho venduto anche se era un certificato One Star. Questa dimostrazione che la clausola One Star serve sino lì. Quindi è tanto decantata perché portano ad esempio dei certificati che magari dopo il 2020 si sono salvati perché c'è stato un rimbalzo enorme. Quindi, anche se c'era un titolo che magari mettete certificati emessi prima del 2020 con Telecom, con Saipem e magari con un altro titolo come Eni, Eni è andata a 6, poi è tornata a 14, e quindi magari un solo titolo che è andato sopra Stai ti ha permesso di salvare tutta la baracca. Da gennaio in avanti la clausola One Star è stata decantata come se fosse il miglior certificato da comprare. A dimostrazione di questa teoria, ti hanno portato degli esempi che sono difficilmente replicabili. Perché il mercato del 2020 è stato un rimbalzo che ha preso tutti gli indici, tranne qualche mela marcia, perché le mele marce si continuano a perdere soldi, come Telecom, come Saipem, come Vallourec, come, insomma, come quei titoli che continuano a bruciare cassa, ma la stessa Air France, le compagnie aeree non sono ancora finite, cioè finché non cominciano a produrre utili, come hanno fatto le compagnie, non so, aeree americane, che hanno già fatto vedere delle trimestrali in decisa ripresa. E chiaramente c'è questo problema, e quindi non si capisce dove potrà essere certi supporti. E quindi, se anche tu compri oggi un certificato One Star, devi usare le stesse regole che usi per gli altri certificati, perché se ti attacchi, se lo compri, che già sai prendendo, confidando nel fatto che comunque c'è un altro titolo che ti piace, comprati un certificato sul titolo che ti piace e dai vita di comprare la clausola One Star con sai prendendo. Perché se poi l'altro titolo che ti piace non riesce a salire e non ti tutela dalla perdita che può subire Saipem, non hai fatto una bella mossa. Quindi il Nasdaq, vedete che ha avuto un rimbalzo notevolissimo e siamo ben sopra ancora ai minimi di marzo e anche sopra ai valori che aveva prima della discesa del Covid. Quindi siamo veramente su dei valori che se cominciano a mollare i titoli come Apple, Google, Microsoft, insomma quelli che ancora sostengono l'indice, ha ancora spazio di discesa. Magari vediamo che su certi titoli si è creata un po' di base. No? Su titoli che hanno perso il 70-80%, magari adesso vedi che stanno tenendo un po' di più i prezzi. Però, ad esempio, proprio Biagio mi consigliava addirittura mi diceva se ci fosse qualche certificato con degli strike sui prezzi di adesso, su dei titoli americani, vedete qua questa situazione di pervenduto potrebbe far pensare che c'è spazio per una risalita, perché anche in questo caso, vedete qua, qua siamo ancora più in basso, eh. Qui c'è stato comunque un 3 barre settimanali, cioè quindi 3 settimane di rialzo. Qui siamo ancora più compressi di prima, e quindi questo segnale potrebbe essere che investire in certificati con la volatilità attuale, forse adesso sui titoli americani si potrebbe puntare qualche fish. Questo è quello che mi vuole far capire Biagio, che adesso forse siamo arrivati a dei livelli che magari con lui mi diceva, ad esempio, Amazon, Carnival, cioè certi titoli che secondo lui possono avere anche delle basi fondamentali di un certo peso, no? Quindi sempre supportati magari da dei bilanci discreti. Il DAX vedete che è in divergenza rispetto, vedete, guardate, Nasdaq così, S&P così, il DAX, il minimo l'ha fatto qua, adesso siamo su dei livelli inizialmente più alti, siamo più del 10% sopra i minimi.
Quindi diciamo che potrebbe anche darsi che qua si possa vedere un trading range tra i minimi e i massimi di periodo per tutta l'estate. Cioè, se ci fosse ancora un sell-off importante, magari può scendere sino a 12,5. Adesso Biagio mi ha messo la diga a 11,5, che sono questi minimi. Però secondo me potrebbe anche quasi ampliare questo triangolo, cioè fare un triangolo, quindi quasi congestionare, stando su dei livelli di prezzo, magari dal supporto alla resistenza. Quindi parliamo di un'oscillazione anche relativamente bassa, perché è un 10% tra minimo e massimo, quindi non è tanto. Quindi questo potrebbe favorire un calo di volatilità, soprattutto sull'Europa, e quindi una ripresa dei certificati, quelli magari su titoli bancari italiani, anche europei, quant'altro. Quindi su tutti i mercati, vedete, anche il nostro indice è un po' come il DAX, vedete? Chiaramente si beneficia adesso dei bancari abbastanza forti, e poi quindi anche il nostro indice potrebbe stare dentro questo range. Quindi secondo me si potrebbe cercare di sfruttare al massimo il probabile calo di volatilità che ci potrà essere sul mercato. Questo è il portafoglio nostro. Purtroppo siamo sotto dell'11% dall'inizio anno, facciamo fatica a recuperare, ma diciamo che abbiamo 6 certificati buoni e 3 che purtroppo sono, tra l'altro, quasi forse tra gli ultimi che ho comprato, che purtroppo pensavo che l'America fosse già quasi a dei livelli di prezzo tale, tipo, non so, ho comprato Nectis quando comunque aveva preso la botta della seconda trimestrale negativa, quindi non è che l'ho comprata a prezzi altissimi. Però, nonostante quello, sono 3 certificati che da soli, se tornassero i prezzi che ho pagato io, mi riporterebbero l'equity intorno addirittura ai 97, che sarebbe da incoronizzare, perché poi basterebbe incassare qualche cedola e, come dire, sarei a posto, avrei recuperato tutte le perdite. Ho preso degli ottimi prodotti, quelli che lavorano. Vabbè, ho venduto l'airbag, quello che è un prodotto straordinario, quindi chi ce l'ha se lo può tenere. Oggi addirittura se lo scambiavano 1060. Il rammarico magari è stato che ho comprato in sostituzione un prodotto che adesso vediamo, che comunque mi ha dato più di quello che ho incassato, quindi non ho fatto male. L'unica cosa è che ne ho comprati 10 pezzi vendendo 20 pezzi dell'altro, che è questo. Questo è il prodotto che io ho comprato a 9,90. Fantastico, perché secondo me la durata. C'è gente che dice che è meglio la durata lunga, secondo me non ha ben la percezione di come si muove il prezzo di un certificato, ma io ho sempre detto che una barriera 60 a un anno è molto meglio di una barriera 50 a 2 o a 3. Uno può dire: no, ma io preferisco barriera 50 tutta la vita, perché poi ho 4 anni di tempo per recuperare. No. Io con questo intanto ho zero dividendi, perché i dividendi sono già stati staccati, e ho intesa Unicredit, o Unicredit sopra Strike, intesa quasi a Strike. Quindi il peggiore è Fineco non è soggetto a questi alti e bassi che possono avere i titoli che hanno sofferenze bancarie e quant'altro. D'accordo che magari beneficia meno degli altri del margine sull'intermediazione del denaro. Ma è anche vero che se l'economia peggiora, chi ci rimette di più sono le grandi banche che riprendono a generare sofferenze. Comunque, questo secondo me, considerare che io ho comprato vendendo a 1030 il certificato che rendeva il 21 all'anno, di fatto mi portavo a casa, ho preso una cedola più il 3%, quindi ho preso un 5% nel mese che l'ho tenuto. E adesso questo quota 1.400, io ho comprato 90, quindi in teoria mi ha reso già quasi un 5% anche questo. E però questo ha la tranquillità che se anche i titoli perdono un 20%, al di là che ha la trigger autocall che scende al 90, adesso è già subito al 95, ma spero che a giugno non mi rimborsi, perché se a giugno non mi rimborsa, poi facilmente a settembre potrebbe rimborsare. Comunque
la scadenza è così vicina che se anche un titolo perde il 20 e manca 3 mesi dalla scadenza, se questi tre titoli perdono il 20, sicuramente un certificato a 4 anni magari perde il 10, e questo però non perde niente perché ormai sta scadendo. Quindi bisogna saperli valutare i prezzi prima di dire che è meglio una scadenza lunga di una scadenza corta. Diciamo che io preferisco adesso scadenze lunghe se voglio puntare sul prossimo calo di volatilità, ma se io voglio stare più tranquillo sul fatto che mi generi quel rendimento atteso, cioè questo mi dia il 16% in 10 mesi, la scadenza corta mi dà più tranquillità. Anzi, finisco un'altra cosa. Se poi vedo che mi fa meno 30 Fineco, io posso sempre dire switcho da questo prodotto a uno più lungo. Cioè, quindi il passare al prodotto più lungo lo posso fare in seconda battuta, spostando magari la barriera più in basso, ma perché comunque anche se ci fosse un altro certificato identico a questo, con barriera 50 e scadenza più lunga, a parte che renderebbe meno della metà, quindi già quello per me è negativo. E in seconda battuta, se Fineco mi perde il 30, questo, se mancano pochi mesi, il prezzo non perde il 30 perché ancora è molto vicino al prezzo di rimborso e non è ancora sotto barriera. Quindi probabilmente questo magari a 900, 950 lo riesco a vendere, ma l'altro certificato lungo, se ha perso il 30, state più sicuri che anche se ha barriera 50, lui è sotto 900. Quindi io comunque lo switch lo posso fare, però nel frattempo mi sono preso delle cedole del 5% trimestrali, no? E non del 3% trimestrale. Quindi questo è stato il motivo del switch. Questo è un altro certificato che ho preso bene, ha pagato due cedole già, è chiaro, sotto a 1000 lo comprerei alla grande, ma questo ha tutti i titoli sopra strike, ma anche pagavo 1030 può valer la pena, perché comunque ho 10 cedole, sono il 15%, togliamoci, no, si compra 1020, quindi se si compra 1020 perdo una cedola poco più, quindi e in caso il 15 in 10 mesi tolgo il 2%, comunque un 13% in 10 mesi, è un 1,3 mensile con barriere profonde, titoli solidi, tutti sopra strike, insomma, cioè non è, questo è ancora ottimo, infatti ce l'ho in portafoglio e sicuramente questo finora ha pagato, perché sto guadagnando sia sul prezzo che ho pagato, sia il fatto che ho incassato 200. Questo è un altro che ho comprato, ma probabilmente questo sarebbe quello che vorrei incrementare di più, perché ne ho 7 pezzi, perché avevo quella liquidità lì, se no probabilmente potevo metterci anche di più, potrei arrivare anche a 20 pezzi, perché comunque a barriera addirittura al 50 con la cedola ancora buona, perché uno è qua e il peggior titolo è Telefonica, è meno 2, quindi abbiamo già una serie di dividendi staccati, cioè quindi sicuramente è un ottimo certificato. Quindi nel portafoglio ho delle ottime cose, poi ho anche le mal di pancia che sono, non so, questo che si compra 6,95 con Netflix vicino a barriera. Ecco, diciamo che se uno crede in Netflix, potrebbe essere, sarebbe importantissimo incassare almeno un paio di cedole, giusto per cominciare a generare reddito. Ecco, mi dispiacerebbe che non pagasse la cedola del 15 di giugno, a parte sono tutta memoria, quindi diciamo che questo l'ho tenuto. È chiaro, col senno del poi a me lo vendevo quando perdevo il 5 o il 10. Perché io solitamente preferisco perdere poco e passare su un cavallo che mi dà più fiducia. In questo caso io pensavo che Netflix a 200 trovasse un bel supporto, quindi smettesse di scendere, e anche perché il mio ragionamento era se Netflix vale poi troppo poco potrebbe diventare un'ottima preda per colossi come Amazon o Walt Disney, che sicuramente sono suoi concorrenti, ma non sono così forti nel business caratteristico di Netflix. Quindi, secondo me, comunque sto investendo in un titolo che è leader di mercato in un determinato settore. Una volta sempre pagato questo, però adesso chiaramente c'è un sell-off generalizzato.
Questo è un altro titolo estremamente tranquillo, anche se è un titolo a meno 10, paga buone cedole, titoli molto solidi sul materials, su, comunque sull'industria, quindi che possono beneficiare anche dell'aumento dei costi delle materie prime. Questo io ci credevo molto, pensavo addirittura che mi rimborsasse subito alla prima autocall. In realtà si è abitato al ribasso, se pensate che 2,70, questi prezzi solo, probabilmente solo 15-20 giorni fa erano tutti sopra strike. Adesso siamo che TUI vale 2,13, Carnival vale addirittura sotto 13, Airbnb pure. Sì, la barriera sono sopra barriera, no? Però 106 di Airbnb, cioè qui siamo passati da sopra strike a vicinanza alla barriera. Il rendimento è altissimo, quindi potrà sostenere il prezzo perché sono a memoria. Adesso non la pagherà quasi sicuramente perché il trigger cedolare è crescente. E io su questo ci ballo per il momento, lo tengo. Adesso dovrò vedere se poi ci sarà uno strumento che magari può essere migliore. Però comunque vuol dire anche fare uno switch, vuol dire perdere più del 20%, e quindi insomma è tutto da valutare. Però chiaramente è stato inaspettato questa discesa così violenta di tutti e tre i titoli, perché TUI l'ha fatta la discesa solo nell'ultima settimana. Carnival e Airbnb si può dire che l'hanno fatto negli ultimi 15-20 giorni, ma con perdite quasi di $1 al giorno, $5 al giorno Airbnb. Considerate che sulla trimestrale Airbnb addirittura è a salita, perché comunque non ha fatto una brutta trimestrale. Quindi è una società che produce utili, nonostante sia una startup, quotata in borsa da un anno e mezzo. Però il sell-off è stato generalizzato, quindi ha coinvolto tutti i titoli. Questo è un certificato abbastanza tranquillo. Prima il worst off era Beeper, adesso Beeper si è comportata benissimo negli ultimi giorni. Io è sempre stato il mio cavallo di battaglia, nel senso che ha un bilancio, già il bilancio di fine anno era ottimo, che tipo vale 3 volte gli utili. Adesso la trimestrale ha confermato il lavoro buono che hanno fatto, e quindi adesso è intesa il worst off. E chiaramente vale ancora abbastanza sotto nominale, per via che questo è un prodotto vecchio, un prodotto di dicembre dell'anno scorso, quindi i rendimenti erano, cioè con barriera 50 erano del 10% all'anno, e ai tempi era un ottimo rendimento. Oggi chiaramente sui prodotti nuovi c'è di meglio, e quindi chiaramente il prezzo, questo paga un prezzo, vale meno del nominale. Primo perché c'è intesa meno 10, e secondo perché comunque la cedola, anche se è molto valida, perché è un 10% all'anno, che molta gente sottoscriverebbe, oggi il mercato offre di più. Oh, quindi è per quel motivo lì che vale 848. Questo l'ho preso che tutti e tre gli altri titoli, quelli più volatili, erano sopra strike. Quindi io l'ho preso perché ho detto Nexi, secondo me, poi si ferma la discesa. In effetti la discesa di Nexi si è fermata. Peccato che gli altri tre hanno cominciato a scendere, che addirittura Blocchi valeva più di 126, oggi è il worst off e vale vicino alla barriera. Quindi cioè, in un attimo Blocchi ti può recuperare un 10%, però effettivamente sembra quasi che non ci sia ancora un punto di equilibrio di questi titoli. Quindi adesso sono fermo, adesso deciderò magari dopo metà giugno se incrementarlo, se intanto vedo se incasso la cedola e poi vedo il da farsi. Questo è un po' il portafoglio, poi questo è andato in midolli, purtroppo, perché adesso che l'aumento si avvicina sarebbe da comprare, lo strike, questo è da rettificare perché non è più 1,05, lo strike va moltiplicato per il fattore rettifica che è 4,76 circa, quindi dovete fare per 100 diviso 21 fondamentalmente, quindi 1,05 secondo me lo strike corrisponde 1,05 a 4,90 secondo me circa. Una cosa del genere. E
E questo secondo me non ha problemi a decollare di prezzo. Il problema è che è in bidonli, chiaramente Leonteq quando va in bidonli è molto bassa come prezzo, perché il suo prezzo oggi secondo me di questo prodotto dovrebbe essere sui 950 circa, 960. Mi sembra che Leonteq 490-900 il bid. Dopo trovate sempre dei compratori a 950, quindi se uno volesse venderlo. Però di fatto non scambia più da quando è andato in bidolli. Quindi io questo lo tengo fin tanto che non va eseguito l'aumento di capitale di Skype. Poi altre cose, ecco, questo è un prodotto che avevo già forse fatto vedere a fine marzo, quindi l'ho riportato perché gira sempre intorno a 100, quindi ha già pagato due cedole, è uno dei prodotti migliori sugli indici. Con barriere 60, questi sono i rendimenti, per ancora oggi rende il 6% all'anno. Questo è un airbag che mi piacerebbe comprarlo sotto i 100, c'è stato, adesso i titoli sono tutti e tre sopra strike, forse c'è intesa che lì che balla, ma Unicredit e Banco BPM sono saliti. L'airbag non è dividend adjusted decrement, quindi è vecchia maniera. Se no, chiaramente potrebbe rendere molto di più. Quindi, per chi non ha mai dividend adjusted e tutto, questo è un ottimo airbag. L'ideale è beccare un momento in cui si possa comprare magari un po' meno. È chiaro che il 19 luglio sta che è 2,5, quindi se a giugno lo pago 101-102, può anche andare bene, però uno dice: vabbè, rinuncio a una parte della cedola, ma in realtà rinuncio a rate o cedola che sta maturando. Quindi, alla fine, è come se fosse entrato più o meno nel momento dell'emissione. Questo è un certificato decorrelato su titoli in cui noi credevamo molto, Airbnb è scesa decisamente, la barriera è più bassa dei prezzatori di Airbnb. Ecco, se uno crede in Airbnb, allora su Amazon io sarei abbastanza tranquillo e vale 2000, quindi vittoria sarebbe al 25% sopra la barriera. Però Amazon secondo me ha fatto una brutta trimestrale per via della spesatura della perdita su Lucid, ma il suo business caratteristico non c'ha problemi. Unicredit vale 10 e mezzo staccando anche il dividendo, quindi sicuramente è salito tantissimo. Ecco, questo potrebbe essere, una volta che si placa il mercato, se uno crede nella ripresa dei viaggi, è come dire, ho un certificato quasi solo su un titolo, sì, su un titolo più Amazon, perché adesso Amazon comunque è sotto strike di quasi un 20%. Però è chiaramente speculativo, perché chiaramente si compra a 91, però insomma, diciamo adesso non lo comprerei, aspetterei. Preferisco comprarlo più caro, ma su un trend di ripresa più deciso. Questo è un altro certificato, diciamo, sul tech. Mi piacciono gli strike che ha fatto AMD, Nvidia e STM. Tesla è sceso molto, quindi di fatto sta diventando un certificato solo su Tesla, con un rendimento molto alto, 21%, che se è comprato 881, chiaramente molto di più. Quindi questo, come il precedente, potrebbe essere su Airbnb, questo può essere su Tesla. Oppure questo può essere su titoli come Moncler, che sono quasi tutti, hanno perso il lusso, più o meno hanno messo tutto in maniera abbastanza omogenea. E in questo caso abbiamo delle perdite del 20%, però il certificato ha perso praticamente anche lui il 20%, quindi è abbastanza in linea con la sua con i prezzi dei titoli sottostanti, quindi non è come, non so, questo che lo pago 8,81, quindi è sotto dei 12, con Tesla che è sotto dei 31. Qui, se uno crede nel lusso, qua diciamo probabilmente il certificato si compra meglio, perché comunque il rendimento offerto in emissione non era dei più generosi, no? Perché probabilmente poteva anche offrire di più, e quindi di fatto il certificato poi si è allineato con i rendimenti che offre il mercato. Secondo me in emissione rendeva poco, no? E adesso invece rende molto di più, perché 9,25 di cedole su 817 diventa un 13%, no, scusate, 9,25 su 8,17 è più dell'11, però poi
devo considerare che guadagno 180 punti in 5 anni e quindi devo mettere sul piatto altri quasi 35 punti, 38 all'anno, che sono un altro 4%, quindi ha un rendimento effettivo di oltre il 15%. Per uno che pensa alla ripresa del lusso, è tematico. Maxi Pong, c'è questo che dovrebbe essere più o meno come quello che io purtroppo non ho preso, il 680. Perché comunque 6,80 quando feci l'articolo, se ci penso ancora oggi, che si comprava a 6, a qualcuno compra di più a 6,40. Io quando feci l'articolo valeva 6,80 e doveva staccare la cedola a marzo. Quando feci l'articolo su questo prodotto, che era fantastico, perché pensate a 6,80 uno diceva il problema è che poteva essere incerta la cedola, perché attenzione, intesa 1,67 c'è stata quasi, cioè nei minimi di marzo, secondo me intesa è andata quasi su quei livelli lì. Quindi c'era il rischio di non incassare il cedolone. È chiaro che se uno faceva la scommessa che il cedolone comunque era a memoria e che l'avrebbe comunque incassato, se uno comprava a marzo 6,80, bingo, perché oggi vale 5,40 con 320 punti incassati. No? Però anche adesso che si è normalizzato il mercato, i bancari sono forti, gli strike sono ottimi di tutti e quattro i titoli, forse Intesa ancora no, perché comunque Intesa è alto lo strike, ed è il motivo per cui il certificato comunque si compra ancora sconto, però può essere meglio avere in portafoglio un certificato che vale 5,40 come questo, che anche se paga l'1% trimestrale, che diventa quasi il 2 se pensiamo al valore di acquisto, se fosse 550, magari uscendo da un certificato non su Bayon, perché probabilmente quelli su Bayon valgono tutti 200-300, però magari altri certificati che valgono 500, uno potrebbe fare lo switch e non ha bisogno di sperare in un rialzo dei titoli. Qua basta che l'Intesa ti stia ferma, che tu puoi beneficiare intanto delle cedole, e in più anche poi del lento recupero del prezzo, perché dovrà tendere a tornare a 1000 in qualora Intesa non vada sotto barile. E quindi può essere un ottimo certificato per gli switch di portafoglio, perché è difficile trovare un certificato non scoppiato che abbia questo prezzo. Ecco. E quindi questo, diciamo, è quasi come se fosse un suo gemello che a me dà degli strike molto buoni. Pensate, il B per 1,60 vale 1,80 e c'è pure staccato il dividendo. Quindi questo certificato è chiaro che oggi si compra sopra nominale, però nulla vieta che se dovesse venire un mezzo sciacquone o qualche cosa, può anche capitare che si compri a 1000. Cioè, bisogna anche avere pazienza e magari andare a cercare di comprare. Visto che il mercato, avete visto che fa dei su e giù anche da 100 punti dell'indice dell'Eurostoxx, cioè per dire, quando scende del 2 uno dovrebbe magari, non so, vendere qualche put, quando sale che fa una strappo di più 2 più 3 vende qualche call, se uno ha lo stesso tipo di operatività la mette sui certificati, i certificati dovrebbe comprarli quando te li tirano dietro, cioè nel senso quando il mercato scende la volatilità aumenta, che agisce in maniera chiaramente penalizzando ancora di più il prezzo del certificato, uno solitamente non si ha il coraggio di comprare perché uno vede tutto nero e quindi magari aspetta il giorno dopo, poi il giorno dopo fa più due e dice ah, lo devo comprare il giorno prima. Uno si deve, come in tutte le cose, uno si deve magari pianificare un piano di battaglia e sparare le sue cartucce in un certo modo. Io adesso ho cartucce da spendere per comprare qualcosa, ho poche idee, quindi non compro niente. Mi è dispiaciuto non aver comprato il doppio di quel certificato lì che paga il 5% trimestrale, però probabilmente andrò a comprare quello col 565 che ho già, lo vado a incassare. Oppure, magari, se do ragione a Biagio che punta al possibile rimbalzo di qualche titolo del Nasdaq, magari andarmi a sparare una cartuccia un po' più speculativa, ma con degli strike molto bassi. E chiaramente sul Nasdaq adesso ci sono gli strike molto bassi e magari il rendimento molto alto, quindi
puoi avere il doppio beneficio che se Nasdaq si tranquillizza e fa un'estate tranquilla, magari i titoli non salgono, ma basta una decina di volatilità che probabilmente sul prezzo guadagni un sacco di soldi, perché comunque non dimentichiamo che ad esempio il certificato che ho in portafoglio tipo anche questo di Netflix, Netflix adesso paga acido, ma se Netflix magari sarebbe meglio quale se 200 che non 181 proprio il pelo, ma se solo il mercato si placa e i titoli perdono di volatilità, un certificato come questo che ha un flusso cellulare pazzesco, perché attenzione, io l'ho preso magari a poco meno di 1000 e per me il rendimento facciale è il 20% all'anno. Ma uno che lo compra a 700, il 20% su 200 punti è quasi il 30% all'anno, quindi devi sommare i 300 punti che prendi in 2 anni, perché questa è la scadenza di 2 anni. Quindi questo è un rendimento che se a scadenza Netflix tiene la barriera, porti a casa 200 punti, no scusate, 200, sì, 200 punti all'anno di cedole e 200, 300 punti sul prezzo, quindi fai 300 più 400, fai 700, raddoppi i soldi in 1 anno e 9 mesi. Questo in teoria potrebbe essere un ottimo certificato da vendersi su qualche corso Netflix. Adesso secondo me è prematuro perché ad esempio Carima, se mi perdo un altro 10-10, dopo quel punto magari Netflix mi risale, perdo sulle conto di Netflix e poi devo coprire il carico. Quindi adesso potrebbe essere interessante solo per puntare a un rimbalzo del mercato in generale, con anche calo di volatilità. E quindi io comunque diciamo non l'ho venduto. Adesso probabilmente non ne comprerò degli altri perché di questo ne ho 10. Potrei al limite pensare di pagare un'altra cartuccia su quello delle carte di credito, anche se in verità preferirei questo che a Netflix come worst off. Oppure un certificato completamente nuovo con degli strike più attuali e magari però con questi rendimenti. Io se vado su dei titoli come quello che prima cosa abbiamo detto, Amazon, Carnival, abbiamo citato. Ah, ma io voglio il 20% all'anno di rendimento, se vado su questi titoli. Però, sai, se vado con questi titoli con degli strike attuali, ho il doppio beneficio, cioè se poi i titoli salgono e la volatilità cala, insomma, mi metto subito con un discreto gain in mano. Ecco, questo quanto. Quindi io adesso magari la ricerca sui nuovi certificati ho fatto poco. Allora, guardiamo un po' le domande. Io ho una persona che mi chiede, ci sono certificati a cedola incondizionata interessanti ad oggi? Allora, oggi con i prezzi che ci sono oggi, non comprerei certificati con cedola incondizionata. Perché se tu vai oggi su dei certificati che hanno barriera 50 o 60, con strike magari attuali, secondo me le cedole non sono incondizionate, ma il rendimento è talmente più elevato che se un titolo ti va sotto barriera cedola, a quel punto si può pensare che stiamo andando tutto in malora e quindi anche la cedola incondizionata, fidati che se avevi Bay On con la cedola incondizionata, sì, ti becchi la cedola, ma poi la perdi nel prezzo. Quindi tu lo rischi che poi il certificato te lo tieni. So persone che li hanno. Addirittura certi hanno, che secondo me sono certificati che sono state delle autentiche subdole mosse degli emittenti, quelli che hanno il trigger cedola che va sino al 15, cioè che ti danno l'illusione che tu pensi alle cedole garantite, tra l'altro non le sta pagando, quindi addirittura anche i certificati col trigger cedola che scende sino al 15, ce ne sono alcuni che non stanno pagando le cedole. E però la barriera magari è al 60%, quindi il titolo è già al 20-25% dello strike, e tu però non l'hai venduto perché comunque continua a cedolare. E questa è una fregatura che ti ha dato la tua mente perché ragiona male. Quindi se tu devi comprare un certificato a cedole incondizionate solo perché sei tranquillo che incassi le cedole, no, è sbagliatissimo. Io preferisco l'incertezza delle cedole
cioè, anziché avere, non so, la barriera a scadenza a 60 ed avere lo 0,7 mensile assicurato, ti assicuro che c'è un prodotto, non so, di BNP su Unicredit che sa, paga lo 0,8 mensile con barriera 40. Allora, mi compro quello, cioè, non è quasi come pensare alla cedola incondizionata, e cacchio, paga il 9,60 l'anno, è un signor prodotto. E non è incondizionata, ma è una cedola che se non la prendi, vuol dire che mi credo ha perso il 60%, sono cazzi amari su tutti gli altri prodotti che ha in portafoglio. Quindi io sono assolutamente in questo momento contrario alle cedole incondizionate. Allora, su Airbnb ci sono parecchi internal dealing di vendita, anche i prezzi attuali. Vista la bella trimestrale, stride che ci siano queste vendite da parte di soggetti apicali. Magari c'è gente, intanto bisogna vedere a che prezzi le hanno pagate. E mettetevi nei panni di gente che ha delle stock option che magari valgono più del loro stipendio, e magari se le vedono che continuano a perdere di valore, magari decidono di monetizzare intanto che ancora hanno un prezzo. Supponiamo che abbiano delle stock option a 90 dollari. Tu magari raddoppiavi i soldi quando era 180, però magari eri fiducioso nella società, adesso che la vedi scendere, ti spaventi, ma dici, cacchio, rischio di non beccare niente del mio stock option e vendi a qualsiasi prezzo. Cioè, non è che i dirigenti di un'azienda sono degli ottimi trader, eh? I dirigenti dell'azienda ragionano con la psicologia umana come tutti gli altri. E quindi possono farlo solo unicamente perché sono in preda al panico, perché vedono le quotazioni scendere e quindi preferiscono portare a casa un risultato intanto che ce l'hanno. Purtroppo ragioniamo così anche noi, cioè, diciamo quasi tutti i risparmiatori ragionano così, tranne magari i trader professionisti. Probabilmente essere trader professionisti vuol dire saper vendere. Io ormai saper vendere in perdita è già una qualifica che è come un attestato che puoi essere trader professionista. E purtroppo sui certificati oggi saper vendere in perdita è un plus, cioè nel senso che è una dimostrazione che sai lavorare. Allora, un'altra domanda: come vedi di azione Alibaba Airbnb con certificati di sofferenza, ma credo in questi titoli? Ecco, se dovessi dirti la mia, credo anche in questi titoli. È chiaro che poi bisogna fare i conti con i prezzi e quant'altro. Dopo si tratta di vedere con che scadenza hanno, che strike hanno e tutte le. Cioè, l'importante è che il certificato abbia sempre il valore tempo che lavora dalla tua, perché se no è meglio avere un altro certificato. Quindi io gli switch li faccio solo e esclusivamente quando traggo dei benefici veri dal trascorrere del tempo. Se no, lo switch è fatto a cazzo solo perché quello sta scadendo e quindi. A volte lo switch è meglio farlo su un prodotto con altri sottostanti. Ecco, magari nel caso di Alibaba e Airbnb, se dovessi farlo io lo switch, probabilmente lo terrei sottostante, entrambi i sottostanti li terrei. Cioè, nel senso che Alibaba, secondo me, è un'ottima società, ha dei multipli interessanti, Airbnb ha dei bilanci in crescita, è inutile, per essere una startup del genere è molto meglio Airbnb, secondo me, di Uber. Tanto per dare un raffronto con altri titoli magari emessi più o meno nello stesso periodo, come IPO. Poi un'altra domanda. 5.029 lo strike di Saipem, quindi ringrazio Alessandro che ci ha dato lo strike del reverse, che è 5.029. Allora, poi come mai quando si cerca di entrare su alcuni certificati, ad esempio quello che è indicato che si compra 1020, immediatamente dopo l'inserimento del prezzo di acquisto compare nel book in automatico un prezzo di acquisto superiore a un tick? Allora, di solito intanto il segnale è che ci sono dei professionisti che hanno messo in moto una macchinetta che ti vogliono passare davanti. Quindi già quello dà l'idea che il certificato è apprezzato.
Poi magari sbaglia quello che usa la macchinetta che ti passa davanti, però sicuramente non è l'ultimo arrivato. Io ne conosco diverse persone, sono anche amici che usano questi sistemi e chiaramente è un sistema che alla fine è un deterrente per chi lo vuole comprare, perché o lo compri dal market maker, se no avrai sempre uno davanti che ti passa davanti. Quindi è fastidioso, perché io sono il primo che quando vuole comprare un prodotto del genere mi passa regolarmente davanti, ma ti passano davanti anche in lettera spesso volentieri, perché lo hanno in posizione e sono disposti anche a incrementarlo. E quindi di fatto cosa fanno? Si mettono a fare con la macchinetta, quindi non lavorano loro, ma lavora la macchinetta per loro, di fatto fanno il market making, cioè sono sia in denaro che in lettera, perché se tu ce l'hai in portafoglio, poi ovviamente la vendita un tick sotto al market maker, vedrai che quello stesso che ti passa davanti in denaro ti passa davanti anche in lettera. Però non è che è disposto a vendere lo short, sta solo vendendo quelli che magari nel tempo ha acquisito da gente che ha venduto al meglio. Di fatto lui sta facendo market making sul prodotto. Quindi magari lui lo fa per guadagnare tanti 0,90, 1%. Ok. Poi guardiamo, qualche parola su TUI, l'abbiamo detta. Il certificato SC0 era uno dei più belli, secondo me, speculativi che c'erano sul mercato, e mi sa che con questa discesa pazzesca che hanno avuto certi titoli, visto che scade a novembre, io vado a memoria, adesso lo sto andando a vedere su Cellam, ma comunque mi sa che adesso siamo andati sotto strike. Parliamo del DE000 VQ74SC0, quindi chi ce l'ha un po' se lo ricorda come codice. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete, è andato a 59, purtroppo già lo spread, questo è fastidioso, che vantano in faccia lo spread doppio, e addirittura quando il titolo vale la metà cioè se il titolo da 100 va a 50, cioè se il certificato da 100 va a 50, uno spread di 2 punti diventa uno spread del 4%. Quindi questo purtroppo è il problema, cioè quindi non lo comprerei mai con uno spread del genere, mi dispiace, vado a cercare altri prodotti. Adesso però finché c'aveva tutti i titoli che ballavano lì, cioè tu una settimana fa valeva 2,65, 2,66. Quindi vedete, il trigger adesso domani rileva, non paga perché sarà il trigger al 70 a scadenza. Adesso c'è TUI che addirittura a meno 50, dovrebbe recuperare quel tot per arrivare almeno a barriera, e qui c'è tempo sino a novembre. È anche vero che la trimestrale adesso ha deluso un po' i mercati, ha ridotto le perdite. L'amministratore è stato ottimista sul futuro della società, sulle prenotazioni dell'estate. Ecco, chiaro, se la prossima trimestrale stupisce a favore i mercati, ci mette un attimo a fare più 10, più 20. Non so se avete visto il grafico di TUI, qua non so se c'è, però vedete, TUI. Non so, ma la guerra così, poi ha fatto un signor rimbalzo perché è salito bene, e anche qua dai minimi è salito di un 20%, un 10%, no, è salito molto bene prima di fare questa discesa. Un po' è scesa sia per il discorso dell'aumento di capitale volante che hanno fatto con collocamento a 2,65-2,66, e un po' per il fatto della trimestrale che non è piaciuta al mercato. Oggi mi sembra che valga 2,14, 2,15. Ecco, comunque, questo adesso è chiaro, il certificato, a parte che ci vorrebbe lo spread giusto, considerate che pagato 59, oggi rimborserebbe 500, quindi uno rischia 10 punti. È vero che se tu riprendi la barriera, EasyJet chiaramente non cala, perché siamo sulla barriera anche EasyJet. Beh, è chiaro che probabilmente se tu riprendi la barriera, probabilmente anche EasyJet si sarà ripresa e quant'altro. È chiaro che qui, perché lo definivo uno di quelli che mi piaceva di più? Perché era estremamente speculativo, perché sa tutte le cedole a memoria. Quindi se tu ottieni 100, in realtà se ti rimborsa 100, ti rimborsa anche
il 4,36 per 6, quindi siamo a 13-26 punti, quindi più che raddoppi i soldi, perché se lo paghi 60 e rimborsa 126, tu più che raddoppi i soldi in 6 mesi esatti, perché rileva domani e poi rileva il 25 novembre, quindi 6 mesi esatti è una scommessa secca sui viaggi. Potrebbe avere un senso vendendo delle opzioni su TUI, perché magari uno dice lo pago 60, alla fine perdo 10, cioè se TUI mi sta fermo io perdo 10, se mi sale potrei guadagnare il 100 e passa per cento, il 110. È chiaro, diciamo, perdo meno, perché se tu mi perdi un altro 10%, attenzione, vi insegno una cosa: se mi perdo un altro 10% da oggi, sullo strike perde un 5, cioè sul prezzo di oggi che è 2,14, il 10 sono 21 centesimi, ma 21 centesimi su 4,30 è il 5%, quindi non è che il rimborso passa da 500, cioè da 50 a 40, passa da 50 a 45, cioè perde il 10% di 50 e va a 45. E quindi è una scommessa secca. Bisogna pensare che io ho delle conferme dall'Italia che mi dicono che c'è, quest'estate sarà difficile trovare per le prenotazioni e le paghi anche in carta. Cioè, quindi questa è la situazione. Quindi la gente vuole viaggiare. Io questo sell-off così pesante, ad esempio su Carnival, posso capire Air France perché fa un aumento di capitale, TUI anche perché comunque ha fatto un aumento di capitale anche se l'ha collocato in 448. Però Carnival sembra quasi che, cioè, hanno detto che avrà la flotta a pieno regime e uno dice, cavolo, se ti sei dimezzato in 3 mesi. E per finire, quindi so che mi hanno fatto delle domande che mi hanno scritte sul mio gruppo via WhatsApp. Comunque approfitto per ricordare a chi non lo sapesse che io ho questa chat Telegram, siccome io il 915, quello con Carnival, quello che rendeva il 10% trimestrale, ce l'avevo e ho abdicato, ho chiuso in perdita, ho preso anche una bella scoppola, anche se magari 20.000 euro li ho guadagnati tra il Turbo Shorty Moderna e il corso Carnival e quant'altro, ma ne ho persi più di 40 sul certificato. Quindi io dal 915 sì, posso aver incassato qualche cedola, ma prima ne avevo molti meno, quindi la perdita l'ho avuta, e perché l'ho venduto, perché ormai vendendo Carnival come scendeva, vendere delle call, ecco, probabilmente c'era da andare short proprio secchi sul titolo per avere più protezione. È che non pensavo, io francamente, sul 915, per chi sa a che prodotto mi riferisco, che è quello di Sirdan che pagava il 10% trimestrale, che le ha pagate tutte tranne che a marzo, io su quel certificato ci avevo messo 100.000 euro e pensavo di rischiare solo la cedola, cioè pensavo che se mi andava male mi rimborsava 100 e se mi andava bene facevo 20.000 euro di cedola. Non è andata così, quando ho cominciato a proteggerlo era ancora ben sopra barriera. Quindi ho venduto call 19, 20, 17 e mezzo, 17, insomma, li ho continuato a vendere delle call e poi ho dovuto coprire anche Moderna perché addirittura sembrava che mi dovessi preoccupare più di Moderna che di Carnival, insomma, ho guadagnato sulle coperture, ma la discesa, cioè se almeno mi avessi rimborsato 1.000 sarei stato contento lo stesso perché con le coperture riuscivo a chiudere un'operazione in gate. Così purtroppo non c'è copertura che tenga. Quindi ci sono delle situazioni dove a volte mi chiedono, Giovanni, come posso coprirlo? Per dire, se uno adesso mi viene a dire come posso coprirlo, ci arriviamo con Bayon, cioè se vendi le cose su Bayon, rischi che ti fa più 30 Bayon, perdi con le call e continui a perdere sul certificato, perché ormai il certificato è talmente lontano da un possibile rimborso a prezzi decenti e quindi le coperture andrebbero fatte per tempo. Quindi non so. Per dire, non so, il certificato di Netflix, se io lo compro a 6,90 e siamo che la barriera 50 è lì, io so che a prezzi attuali rischio che poi perdo 195.
perché se il netto mi scende del 2, siamo già sotto barriera. E quindi io con l'Ecoper 2 dovrei incassare 195 per portare che il prezzo del certificato è in linea col prezzo dell'azione, diciamo la componente lineare, quelle cagate che vi inculcano chi poi non sa usare il termine componente lineare. Perché sì, a premio la componente lineare, ma ci mancherebbe che non fosse a premio, paga il 19,20 all'anno di cedole, e basta che stia a questi livelli che le paga, quindi è normale che sia a premio, perché se fosse a 500, anche un investitore di Netflix dice, col caso che compro Netflix, compro il certificato, tanto se perde Netflix perdo uguale, se sale Netflix anche solo del 5%, io becco il 20% all'anno, in più raddoppio i soldi a rimborso, avete capito bene che è giusto il prezzo 6,95, cioè non c'è niente di strano che il prezzo sia 6,95. Allora, quando si compra dei certificati del genere, bisogna stare attenti perché se io credo in un titolo, devo avere un solo titolo sotto strike, tipo prima abbiamo visto cos'era Amazon Unicredit e Airbnb, no? Se Amazon risalisse un po' e il certificato è solo questo, perché vale 8,81, ma Tesla è meno 31, quindi se uno guardasse la componente lineare dovrebbe dire, dovrebbe valere 6,90. È chiaro che se vale 6,90 è il gioco da ragazzi, dire, lo compro, mi vendo qualche cosa su Tesla, se anche non incasso la cedola, incasso il premio, io sono una botte di ferro, è come fare una covered call su Tesla. Con in più però tutta la componente del certificato che sono le protezioni, il flusso cedolare e quant'altro. Cioè, i certificati sono strutture di opzioni e quando tu vai a coprirli con altre opzioni devi sapere dove sta la convenienza. Quindi in certe occasioni può essere interessante proprio farlo in contemporanea, cioè uno compra, non so, adesso di questi che ho fatto vedere, stavo guardando se c'era qualcuno che aveva queste caratteristiche. Ad esempio, quando sono, non so, quattro sottostanti, tutti a meno 20, non puoi pensare a fare una copertura, cosa fai? Vendi corso tutti e quattro, poi magari uno perde il 20, l'altro guadagna il 20, cioè, e tu non hai coperto una cippa. Quindi devi avere delle situazioni. Questo, gli altri, non so se hanno perso il 10, non so quanto hanno perso gli altri tre titoli. Uno con Tesla che paga tanto, se uno magari lo potrebbe comprare perché magari dice Tesla adesso potrebbe rimbalzare, supponiamo che il Nasdaq rimbalza, dice io penso che il Nasdaq rimbalzi, vado su un prodotto reattivo e magari compro questo perché magari dice secondo me Tesla ha perso tanto e se il mercato rimbalza, questa rimbalza anche di un 10-20%, che lo può fare perché ha perso mi sembra il 7-8 ieri e quindi può sicuramente rimbalzare di 100 dollari in un giorno. E tu puoi anche non fare la copertura, tu puoi dire compro, se poi vedo che non so azzeccato, che non rimbalza, magari vado a vendere una call, magari anche distante, tanto con la volatilità che c'è su Tesla, adesso te le pagano anche bene, e uno potrebbe fare un'operazione del genere. Però questo ognuno poi in base alla propria cultura finanziaria può decidere da farsi, ecco. Io mi dispiace che ho tirato fuori pochi strumenti da poter fare delle analisi interessante. Guardiamo adesso se c'è qualche altra domanda. Questa l'ho già letta. Ho acquistato a 93. Allora, aspetta, guardiamo questo certificato cos'è. Allora, post Landes 1% non è né carne né pesce, non è ma BNP non stai mettendo dei brutti prodotti. Sul settore auto avrei qualche cosa da dire, perché secondo me se andiamo verso una recessione o comunque un potere d'acquisto inferiore, insomma,
la macchina tutti ce l'abbiamo e non c'è proprio quella grande necessità di cambiarla. E quindi io sul settore auto sono abbastanza scettico. D'accordo che si vorrà ricambio, però abbiamo visto tutti che sì, le macchine elettriche in Danimarca c'è pieno di macchine elettriche, c'è pieno anche di colonnine che la caricano quando parcheggia. Però non vedo questo business così eclatante e quant'altro. Cioè, pensate solo che un catorcio come Renault per valorizzare la sua azienda che fa auto elettriche vuole scorporare da Renault tutta l'attività elettrica. E questo solo perché pensa che solo facendo uno spin-off, perché si chiama spin-off, tu togli da Renault le auto elettriche di Renault e pensi di creare una nuova Tesla. Questi non hanno capito niente di come funziona. Cioè, Tesla è un fenomeno a sé per via di Elon Musk, perché le altre macchine fanno l'auto elettrica. Cioè, guardate NIO, guardate cosa ha perso Amazon investendo in Lucid, no? E poi le auto hanno anche il problema degli approvvigionamenti, dei costi di produzione che sono aumentati, costi di materie prime, quindi le macchine costano molto di più, le consegne sono più lunghe, non la vedo così facile scaricare sul consumatore certi costi, e quindi non so quanti margini cresceranno, perché comunque per fare le auto elettriche hanno anche dovuto cambiare gli impianti, investire tanti soldi, e la concorrenza secondo me si farà sentire. Quindi non lo so, io preferisco stare alla finestra e aspettare, perché è chiaro che se uno piace il settore, francamente io preferisco Ferrari a Porsche, perché lo vedo proprio titolo del lusso, e comunque Ferrari avrà sempre i suoi estimatori, quindi Ferrari secondo me continuerà a vendere sempre, perché comunque i super ricchi restano super ricchi, anche se hanno metà dei soldi perché Tesla si è dimezzata. Io vi assicuro che ho visto passare delle macchine a Copenaghen che facevano i classici sboroni, una Ferrari, una Porsche, una Mercedes, tutte col gas, quello che sembrano delle macchine di Formula 1. C'era la gente per strada che li guardava, poi tu guardavi dentro la macchina, c'erano dei ragazzotti arricchiti che probabilmente facevano solo gli strafighi con la macchina di papà, cioè, non so cosa volessero fare. Però secondo me il mercato per queste macchine ci sarà sempre, e sicuramente anche per la Porsche. Però bisognerebbe anche vedere i grafici di lungo periodo e vedere poi se c'è possibilità, perché la Fiat è salita veramente tantissimo con tutte le manovre che ha fatto, grazie anche a Marchionne e al post Marchionne, perché comunque quando un manager è competente, l'ho sempre detto anche quando è morto Marchionne, che io credevo ancora in Fiat, nel senso che Marchionne ha lasciato in Fiat una squadra di manager capaci, cioè se uno è capace non si circonda di stupidi, e quindi la Fiat ha beneficiato dell'opera di Marchionne anche post mortem. Adesso non so col Peugeot come possa andare, sta lavorando secondo me sicuramente bene, ma attenzione, perché il mercato dell'auto è un mercato molto ciclico, e quindi non vorrei che fosse un momento che è nascosto questa possibile debolezza dal fatto che c'è questa smania di passare all'auto elettrica. Quindi è come vedere tutti i titoli legati alle batterie, non so, Plug Power. Ho letto del report, ho investito, cioè non ho investito perché per fortuna era portafoglio virtuale, quello che abbiamo fatto, quella competizione con Investing. Però se ci pensate, ho scelto quattro titoli, ne ho azzeccati tre su quattro, però ho beccato Plug Power. Gli altri sono stati sulla mia materia, cioè i titoli italiani, ho beccato Beeper, Vancouver, cioè rispetto a un mese fa guadagno, con tre titoli su quattro, e con uno perdo i 50. A parte che non ha senso che tu non puoi mettere in una decisione d'acquisto uno stop loss o qualche cosa, quindi non posso cambiarlo per un mese, da serie che se va giù a capofitto me lo devo tenere. È chiaramente virtuale, quindi poco conta, però io che mi preoccupo sempre della parte didattica, non è una bella didattica se tu fai vedere che ti sei tenuto un titolo che ha perso i 50 in un mese. Io ce l'ho comprato un certificato sul plug, ho perso il 2.
Allora, mi spieghi perché devo perdere 50 con un'azione? Anzi, in teoria con l'azione è ancora più facile far intervenire lo stop loss. Comunque, diciamo che sul settore auto mi sento un po' cioè, incerto, quindi sono di quell'idea lì. Guardiamo quest'altro certificato che sembra quasi impossibile recuperare, da come mi è stata scritta la domanda. Se c'è da recuperare qualcosa, andiamo a vedere se c'è da recuperare qualcosa su questo certificato. Ah, ma questi sono quelli bidoni driver, quelli catorci schifosi che Sogena. Ah, Telecom. Ah. Quindi niente, o vendi, incassi, quanto incassi? 3,45, quant'è? Boh, ti paga anche qualcosa in più, cioè, quando scade? Scade adesso. Cioè, se scadesse oggi, ti pagherebbe 3,30, ti paga 3,45, io quasi lo venderei, per dire. Cioè, che speranze hai? Cioè adesso se anche allora, se Telecom va a 30 centesimi e sale 30 centesimi, cioè 49 non penso che ci vada a questo tempo, se va a 30 centesimi che fa più 10, cioè un 27 centesimi, cioè 27 millesimi che sarebbe un più 10 sul certificato si riflette in 27 su 82. 3%, quindi sarebbe meno 64, ti rimborserebbe 3,60. Quindi se Telecom fa più 10, tu da 3,45 prendi 3,60, quindi non fai più 10. Quindi piuttosto lo vendi, ti compri delle Telecom. Questo è da vendere assolutamente. Lo vendi e compri delle Telecom. E il giorno di rivelazione vendi le Telecom. Sicuramente farai meglio. No, no, sicuramente non posso dirlo perché faresti meglio se Telecom va sopra i 49, perché a quel punto ti rimborsa 1000. Ma in tutti gli altri casi fai meglio a venderlo e comprare le azioni, fai un 5% di differenza. Perché è come se adesso varrebbe 3,30 il certificato, tu lo vendi a 3,45, se compri l'azione a 0,27, se poi l'azione va a 0,30 tu hai guadagnato il 10 e col certificato avresti recuperato un 5. Quindi comunque fai un 5% sicuro sino a 0,49. Poi se va a 50 centesimi avresti fatto una cappella, perché era meglio tenersi il certificato. Questi sono i ragionamenti che dovete fare quando dovete decidere se comprare o vendere. Un if logico. Se resta così cosa mi succede? Se va giù 10% cosa succede? Se va su... A quel punto avete le informazioni che vi servono per decidere. Andiamo qua. L'aumento, allora fammi vedere questa domanda. Allora, Nexi, ma Nexi sembra che ha fatto base, quindi se uno ha certificato che ha solo Nexi di sofferenza può tenere duro. È chiaro che io ho un certificato che Nexi era il worst off, l'ho comprato perché credevo in Nexi, adesso Nexi è il migliore dei quattro e quindi le mie considerazioni le devo fare diversamente. Poi, se potete gradire un'opinione su questa emissione recente. Ma questa allora questa è decorrelati rendimento 1,35 su titoli così decorrelati sì, barriera 55. Probabilmente poteva essere un pelo più generosa come emissione. Sono meno di 2 anni, strana scadenza, quindi non sono 18 mesi, ma sono 20 mesi. Questa è una scadenza mai vista, 20 mesi di scadenza. Sì, sono molto decorrelati sottostanti. Proprio perché sono decorrelati, io prima cosa che avevo fatto. Dato, cos'era quello con UniCredit, per di paragoni posso dire
cos'è UniCredit, questo, ecco, un paniere tipo questo, perché Alibaba e Amazon, no? Vabbè, Enel è meglio di UniCredit perché diciamo è più solido, però attenzione, qua UniCredit c'ha strike 8,94 e vale il viceversa, quindi in teoria qui c'è Airbnb e di là c'è un titolo legato alle miniere, no? Barrick Gold, diciamo. Questo c'ha barriera 60, eh? Questo c'ha barriera 60 e paga l'1,49 mensile. Quindi no, è in linea, 1,35 è il suo prezzo. Secondo me è il suo prezzo. Cioè, ti devono piacere i titoli. Io aspetterei di vedere una situazione come questa. Cioè, perché se tu aspetti con un mercato del genere, d'accordo, ti va su tutto, hai perso magari la possibilità di comprarlo a un certo prezzo. Però se lo devi pagare sopra 1000, secondo me è messo da poco, io aspetterei perché a te basta che uno dei tre vada giù. Cioè, anzi, l'ideale sarebbe che uno vada a meno 10, meno 15 e gli altri due stanno magari uno a più 2, l'altro a più 15. A quel punto tu l'analisi la fai su un solo titolo, perché adesso ti verrebbe da dire Alibaba, sì, ci credo a questi prezzi, però ci mette un attimo uno degli altri titoli a diventare lui il worst off al posto di Alibaba. Quindi io questi sono certificati che secondo me vanno comprati un mese, due, tre, insomma, dopo l'emissione, quando uno dei titoli è sceso particolarmente e magari. Anche perché magari uno può anche fare la view su quel titolo, ci crede, e a quel punto il titolo può essere anche, il certificato può essere anche meglio del titolo stesso, perché chiaramente è più reattivo. Qua invece non è più reattivo, perché se Alibaba ti fa più 5, questo vale già, lo paghi 102 in lettera, cioè ti potrà andare a 103. Cioè non è che puoi pensare di guadagnare molto sul certificato se il sottostante strappa. Il 915 l'ho già puoi dirmi l'effetto dell'aumento di capitale sul sottostante? Bisogna vedere su quale titolo. Noi abbiamo parlato di Saipem. Saipem ieri l'ho ragionata al corso che ho tenuto. Da NIO ormai non mi aspetto più niente perché comunque sono titoli che fanno dei più 5 e meno 5 tutti i giorni. Non c'è una stabilità del prezzo che da potermi. Cioè, io piuttosto che fare una scommessa su NIO, allora vado su Tesla, che comunque ha dei signori bilanci, perché comunque cioè, il prezzo utile di Tesla, in teoria Tesla è più conveniente adesso di quando valeva 100 dollari, perché adesso fa utili e anche dei discreti utili, mentre prima perdeva soldi. Quindi il rapporto prezzo-utili di Tesla si è già ridotto tipo a 40, deve essere prezzo di 45-50, comunque si è ridotto parecchio. È sempre caro, eh? Però attenzione, è sempre caro, ma se continua a macinare utili e ogni trimestre raddoppia gli utili, fa presto che il suo PE cala. Quindi se io devo fare una scommessa sulla macchina elettrica, per un altro annetto o due sono più per puntare su Tesla che non sulle altre. Perché comunque c'è il nome di quello che le ha, diciamo, il primo che è entrato sul mercato. Devo dire che in Danimarca ne ho viste tante di Tesla, molte più che in Italia. Cioè, diciamo che ci sono molte più macchine elettriche, però quando vedevo le macchine parcheggiate, quindi c'erano anche altre marche, ho visto un Audi, ho visto delle altre macchine, però Tesla nell'ambito delle macchine elettriche ha la quota di mercato maggiore. Poi dopo sicuramente le altre, io sono dell'idea che marche come Volkswagen sono attrezzate per distruggere Tesla, cioè, però secondo me ancora non sono così, cioè Tesla è ancora vista come la macchina elettrica, gli altri stanno cambiando la loro storia per fare le macchine elettriche. Niente, abbiamo fatto tutto. L'appuntamento sarà a questo punto. Io penso che devo dare la conferma, ma parteciperò al Liti Forum di Rimini.
Quindi adesso probabilmente me ne vado in vacanza in Salento e poi però farò una pausa e verrò a Rimini, quindi magari proprio in quei giorni lì magari faccio un webinar sui certificati, quindi verso metà giugno e vediamo. Comunque se, seguitemi magari sul mio Telegram, che qualcosa ogni tanto, tante volte pubblico dei certificati che magari sono, li vedo dal software, vedo i volumi, faccio delle disquisizioni molto, molto così, cioè non sono consigli per gli acquisti, però sono osservazioni o di spread o di prodotti che magari vengono sul mercato, che sono dei prodotti fetentissimi che non si capisce chi li possa comprare, cioè giusto per dare, diciamo, dare degli input che poi ognuno ci fa le sue considerazioni e magari li può trovare utili anche per crescere la propria cultura finanziaria. Quindi, cioè, io scrivo quello che faccio, quello che guardo, perché magari ci sono, oggi per dire, ho fatto un po' di qualche cosa su Saipem, su TUI, su Air France, che sono tutti legati agli aumenti di capitale. Quindi ho tirato fuori questo turbo short su Air France e magari, ecco, oggi non ho avuto tempo proprio per fare le slide di scrivere sulla mia chat Telegram, però solitamente quando sono operativo qualche spunto cerco di darlo tutti i giorni, nel bene e nel male, perché poi magari a volte mi è capitato che ho shortato Saipem troppo presto, però anche adesso l'ho shortato troppo presto, adesso su un paio di conti sono andato in gain. Però ne ho sfruttate anche a prezzi molto più bassi, va bene, ne ho sfruttate a prezzi più alti, poi le ho chiuse in guadagno, poi le ho risoltate. Però alla fine dell'opera, io sono, visto che adesso manca il prezzo titoli su Saipem, sono convinto di aver fatto la cosa giusta, anche se chiaramente potrò sfruttare il 10% più alte. Cioè, la cosa giusta sarebbe stato tenermi tutto il prezzo titoli, ricordandomi di tenere l'ordine dentro per non perdere il prezzo titoli, e poi dargliele magari in questi giorni qua. Adesso non si sa se partirà l'aumento lunedì prossimo, l'altro lunedì o l'altro ancora. È chiaro che con tutta questa ondata di aumenti di capitale che abbiamo visto anche in questi giorni, forse Saipem è meglio che si affretti, nel senso che i soldi sul mercato, vi dico solo per i certificati, siamo al nulla. Quindi di gran soldi non ne gira sul mercato, ma questo se vale per i certificati vale anche per le sottoscrizioni di aumenti di capitale. Quindi è chiaro che se un aumento di capitale tu lo fai in un momento di mercato dove fa più due tutti i giorni, sicuramente la gente è invogliata perché magari vede il diritto con cui le compra sconto e quant'altro. Se tu vedi che lo fa Air France scende, c'è fatica a sottoscrivere e tu devi chiedere 2 miliardi al mercato, in realtà sai che ne deve chiedere 1 miliardo e 100 rotti, che è quello che garantisce il consorzio di garanzia, perché gli altri soldi se li mette la CDP e ENI, però ragazzi chiede comunque tanti soldi, chiede tanti soldi, bisogna vedere se gli danno, e quindi non è detto che le banche non chiedano dei prezzi molto stracciati, visto che le banche hanno garantito il consorzio che garantisce la sottoscrizione dell'aumento. Le banche possono dire al consiglio di amministrazione: no, tu non le fai le nuove azioni, non so, 1 euro, 2 euro, tu le fai a 50 centesimi. Cioè, per dire, Air France, le nuove azioni valeva 4,20 e bella bella se n'è uscita che da 3 nuove azioni, ognuna vecchia, a 1,17 euro. È come se Saipem le fa, che Saipem chiede il doppio dei soldi di Air France, non in valore assoluto, perché chiede più o meno gli stessi soldi, è che capitalizza la metà. Quindi è come se ne chiedesse il doppio in proporzione. E quindi se Air France ha fatto quello sconto lì, che fate presto a calcolarlo, perché se le offre 1,17 e l'azione rettificata stamattina valeva 1,75, fate presto a calcolare lo sconto sul TERP. Il TERP sarebbe lo sconto sul prezzo rettificato, che è 1,75. Quindi 1,17 sono 55-58 centesimi. Sono 35 più 17, 52, sono il 35%. Di solito è dal 30 al 35, quindi hanno chiesto il 35 di sconto. Se sai per fare il 35 di sconto, ve l'ho calcolato ieri a Torino, deve andare sotto i 50 centesimi. Per farlo a 1 euro viene al 28, 30, 30. Comunque per farlo deve andare 1 euro sotto l'euro. Per fare uno sconto come Air France,
è un massacro, è un gioco al massacro, quindi è per quello che io sono contento di averle shortate anche se basse. Poi dopo sarà il futuro che mi dirà se ho fatto bene o no. Però almeno stavolta posso dire di non essermi fatto fregare questo titolo dagli altri perché l'ho fatto per tempo. A Shoei France ci siamo litigati stamattina, c'è stato qualcuno più bravo di me, che conoscete probabilmente tutti, che li ha trovate perché, vedete, bisogna sempre essere pronti a guardare tutto. Io ho guardato su AF, che è il mercato italiano, quindi per avere il prezzo titoli delle AF quotate sul mercato italiano devo trovare dei clienti di diretta che le ha comprate sul mercato italiano. E in realtà c'è chi ha guardato sul simbolo quello che vi ho detto, Air France, capito? Perché io ho fatto AF, ma se io facevo Air France, lui ha cliccato e le ha trovate con quest'altro simbolo, che sempre è in Francia, è la stessa cosa, solamente che quello quotato in Francia e già da X, che è un mercato, diciamo, paneuropeo. Chiamiamolo così. E comunque lui ha trovato il prestito e io invece no. Quindi è chapeau perché lui le ha cercate in tutti i posti dove poteva trovare. Io poi mi sono comprato i short, io sono contento stesso. Il problema è che se io le short in intraday ormai non faccio più quasi scalping su Saipem, i volumi sono crollati anche per quello, perché materialmente se short 50.000 Saipem in intraday sono costretto a chiudere il mio conto, io mi becco la perdita. Prima ho cercato il prestito, quindi questa cosa non mi sono piaciuto il prestito. Non perché prima ho cercato il prestito, poi non mi dava la risposta, mi dava il messo ma non mi dava la risposta, quindi ero incerto se lo ero o no. Quindi ho shortato, li ho beccati anche bene a 1,93, 1,92. Risposta dei quasi massimi. Poi, probabilmente se mi rimaneva immesso senza rispondere, tenevo solo. Invece così, le ho messe in chiusura nel momento in cui mi ha detto che non avevo la disponibilità di titoli in prestito. E quindi le ho chiuse malissimo a 1,90 quando adesso valgono 1,77-1,78. E dopo, ho trovato solo dopo però il certificato che questo qua è il turbo short e quindi sono ritornato short ma a prezzi bassi di come avevo chiuso lo short sulle azioni. Quindi, però è tutto stato, devo fare le slide per i cosi, quindi quando ci sono gli aumenti di capitale bisogna avere mettersi lì con calma e 20 certificati, turbo, opzioni, tutto quello che serve per fare l'operazione al meglio. E in questo caso adesso io ho preso questa posizione, probabilmente non reale, seguirò un po' lo sconto che c'è sul diritto. Io adesso il diritto non lo vedo, non ho ancora trovato il codice del diritto, però diritto, se col diritto io compro le azioni a 1,68 piuttosto che chiudere, poi sottoscrivo le azioni, sino a 1,67 con le azioni sottoscritte, e comunque mi guadagno anche le mie azioni. Dopo va un anno, mi torno magari un po' sciocco, però li guadagno. Quindi avete capito cosa faccio? Io vado all'ente che mi dà lo sconto. Quindi io non, rimane il diritto che mi permette di comprare le azioni 1,65, ma mi spiegate perché dovrei vendere in gain in maniera pari alle azioni 1,65? Perché il punto è come se fossi il flat, perché sono 1,65 tramite il diritto e venduto a 1,90 tramite il turbo short. In realtà tutte e due non sono l'azione, ma sono poi quando
converto il diritto in azioni e ho le azioni in mano, a quel punto, siccome si muovono in contemporanea, quando decido di chiudere uno, anche l'altro, e il gain o di qua o di là ce l'ho, perché a quel punto ho blindato. E quindi a 1,65 probabilmente a 1,65 io ho altri gain su questo tubo shock, quindi in teoria il mio gain, se mi copro il diritto, diventa 3.000 euro. Anche come arbitraggio, uno, anche oggi uno compra questo, compra il diritto e si fa il 5% di gain come arbitraggio, ti può essere, ma se tu hai, se non fa che bene, che ti allarga lo spread all'infinito, che dai. Quindi secondo me è molto interessante questo tipo di attività. L'ultima domanda e poi vi lascio, visto che è arrivata una domanda su un certificato che il codice non mi dice niente, vediamo se proviamo. Ah, SharkBait, conosco le strutture. Allora, queste strutture qua, primo, guardiamo se è in dollari. Dettaglio, è in dollari. Sì, quindi vedete, primo se avete il rischio cambio, è capitale garantito. La barriera in questo caso, dov'è? Fammi vedere, dov'è? Capitale protetto. Dettaglio. Ah, barriera 140%, quindi diciamo che io dubito che possa andare a il valore dell'oro possa andare su del 40%. E quindi tu hai la partecipazione APA al 100%, quindi è come avere un'obbligazione in dollari con capitale garantito al 100%, ma non so quanto sia il caso di investire nell'oro adesso. Io sono una persona che ha investito pesantemente nell'oro, l'ha liquidato quasi tutto ed è stato quello che gli ha permesso di compensare le perdite sull'azionario, cioè avere oro o petrolio. Però andare a investire in oro adesso è il classico investimento dell'ultima ora, di uno che pensa di trovare l'investimento tranquillo, quando in realtà rischia poi sul dollaro. Poi questa è un'emissione recente, quindi considerate che adesso sul dollaro i tassi sono ben superiori al 3%, quindi qua non vi dà nessuna cedola. Quindi questo è un prodotto a 5 anni. 5 anni vuol dire che BNP si è finanziata con almeno il 15% di cedola che non vi paga. Cioè, questo è un prodotto che dovrebbe valere 920, 930. Quindi a questi prezzi è assolutamente un prodotto da lasciar perdere. Cioè, questo è un prodotto che può andare bene comprato a 90, 91, mai a questi prezzi. Boh, vi saluto, alla prossima.